Ben ritrovati a tutti voi su Meteo Giuliaci da Andrea Raggini. Tra mercoledì e giovedì una nuova perturbazione a tratti intensa interesserà ancora una volta il nord Italia. La giornata di mercoledì inizierà quindi con nuvolosità diffusa sul centro-nord, in particolare al nord-ovest. Già dalla mattinata cieli grigi e prime precipitazioni. Precipitazioni però che aumenteranno tra metà e tardo pomeriggio e arrecheranno forti temporali, soprattutto ancora una volta tra Piemonte, Lombardia e poi sul Trentino. Attenzione perché i temporali potrebbero essere intensi, accompagnati da raffiche di vento locali, grandinate e nubifragi. In particolar modo sulla Lombardia a ridosso di Prealpi e Largo Alpino. Sul resto del nostro territorio avremo nuvolosità in aumento, soprattutto tra Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e nord delle Marche, altrove cieli però più sereni o poco nuvolosi, in particolar modo al centro-sud, dove farà ancora molto caldo, picchi ancora vicini ai 40 gradi, in particolar modo sulla Sicilia, intorno ai 36-38 gradi su Puglia, zone intere di Basilicata e Calabria. La giornata di giovedì vedrà un inizio perturbato al nord Italia. Avremo cieli grigi e locali, precipitazioni tra Alta Toscana e Emilia-Romagna e successivamente su buona parte del nord-est, con temporali nel pomeriggio fra Trentino e Veneto e Friuli. Ventilazione che aumenterà proprio nella giornata di giovedì. Temperature che diminuiranno al centro-sud, ad esclusione delle aree più meridionali della Sicilia, Calabria e Puglia, ancora a picchi di 38 gradi, altrove temperature in calo, ad esclusione della pianura padana centrale, dove aumenteranno di qualche grado rispetto alla giornata di mercoledì. Ventilazione, come detto, in aumento, soprattutto nel nord Tirreno. Per questo appuntamento è tutto, per i dettagli seguiti a meteogiuliaci.it da Andrea Raggini. Buon proseguimento!